棍子大大战点灯。Caro Lois, non va male, ma devi metterti in testa una cosa, che la lingua cinese è una filosofia, un modo di essere, è un po' complessa. Ma io, professore, lo voglio imparare tutto, anche i dialetti. No. Basta che tu impari quelle 4-5 parole tecniche per superare gli esami e che poi ti serviranno per lavorare. Professore, se mi pigliano in questa ditta di cinesi, guardi, la prima cosa, pago le lezioni a lei. No, ha lavorato giusto. E poi... gli ridò anche, non me lo so dimenticato, quelle 100.000 lire che mi ha prestato. Ma ad essere onesti, io te ne ho prestate solo 50. Davvero? Sì. A 50 me l'ha prestate? Sì, 50. Allora ci avrebbe mica altre 50 mila da prestarmi, così si va a 100. No, perché siccome nella testa io ormai ho 100, poi mi sbaglio. Non... Loris, andiamo avanti, eh. Le quattro stagioni. Chun-tien, 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 zia-tien, chun-tien, tin-tien. Tun-tien, 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 tun-tien. La tabellina del 2. La legata fattura, no? Fattura? Forse. Qui rispettosamente, rispettosi saluti. Il generale, direttore. Direttore generale. Bravo, abbiamo finito. Grazie. Allora, professore, sapesse per me quanto è diventato importante questo esame che devo fare domani, non lo posso sapere. Devo passare in tutte le maniere. Pensi un po'. Vice direttore della Wang Chai Hung, Import Export Hong Kong Shanghai, Pechino, Italia. Vice direttore, piano, Loris. Vabbè, ma l'importante, professore, è passare all'esame. Una volta che uno è dentro alla ditta, con tutti i cinesi, parla quello, parla all'altro. Wow, how to, how te, poi si parla, no? Vabbè. Giusto. La ringrazio tanto. È il vasetto di Lao Tse, un portafortuna. Anzi, tienilo tu, ti servirà domani per gli esami. Grazie. Poi glielo ridò. Bellissimo, grazie. Vabbè, io vado, Arrivederci. Ti accompagno. Prego. Io la ringrazio ancora tanto, professore, Penso di essere preparato, via, poi devo passare per forza, Grazie mille. Un'altra cosa, professore, volevo sempre chiedere, ma che c'è scritto, scusi, che c'è scritto lì su quelle... Benvenuto, Loris, significa benvenuto. Lo volevo dire, siccome è un po' consumato, non si... ma allora, arrivederla, ci vediamo domani all'esame. Ci vediamo. Arrivederla. Ciao, Loris, ciao. <音>听说就是这个学生中文学的还不错的希望他能通过这次考试啊你说我们考题出的难一点还是一般性的我想不要太难也别太容易是不是 那么，考试开始以前，请问一下考生的姓名和住址。您叫什么名字？哎，professore, quanto durano questi esami? Dipende da come va. È entrato adesso. Comunque, più resta dentro, è meglio è. Perché significa che... Loris! Ma
Ma professore, scusi, ma di che cantone sono questi cinesi qua? Ma non si capisce niente, ma proprio niente, niente. Ma che ti hanno chiesto? Ma che ne so, non lo so, ma non si capiva proprio niente. Ma sono cinesi questi? Sono cinesi, Loris, sono cinesi. Ho capito, ti è andata male. Te l'avevo detto che non era facile. Ci possiamo riprovare. No, io la ringrazio tanto, professore. L'unica cosa che mi spiace è che non posso venire più a lezione da lei perché mi divertivo. Oh, questo qui è suo, Ecco qua. Cos'è? È il vasetto di Lao Tse, un portafortuna, ma è stato inutile. Beh, allora, arrivederci. Ciao. Mi dispiace. Niente. Arrivederla, signorina. Arrivederla, professore. Guarda una cosa. Ti hanno fatto domande molto, molto difficili. Jessica, difficili, difficilissime. Ma poi me ne hanno fatta una tremenda, non si capiva niente, proprio una domanda tutta... Forse parlava un dialetto, non ho capito. Secondo me poi non sono cinesi questi, eh.